Mettono all'inizio. Ogni qualvolta viene violato un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione Europea e quindi i diritti fondamentali sono stati violati direttamente almeno due. Quello alla tutela dell'ambiente e quello della difesa della salute. Per questo personalmente ho cercato da subito di ravvivare il dibattito sulla terra dei fuochi. Ho riportato più volte in commissione ambiente lo stato della qualità dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo di queste zone e ho presentato varie interrogazioni. Inoltre ho organizzato un convegno qui a Bruxelles in cui ho invitato Don Maurizio Patriciello e le mamme della Terra dei Fuochi proprio per dare una testimonianza diretta di quanto sta accadendo in quella terra. Grazie a una nostra interrogazione la Commissione ha confermato che soltanto 8 milioni di euro dei 140 che erano stati stanziati dall'Unione Europea per le bonifiche della Terra dei Fuochi sono stati certificati dalla Regione Campania. Più recentemente poi, in risposta a un'interrogazione presentata dalla mia amica Valeria Cerrambino, la Regione Campania ha affermato che anche la certificazione di questi 8 milioni è stata bloccata dalla procedura di infrazione relativa alla gestione dei rifiuti attualmente in corso. Al momento mi sto battendo affinché si organizzi una visita ufficiale di osservazione della Commissione Ambiente e Salute del Parlamento Europeo proprio in Terra dei Fuochi. Io però, più che sulla nostra azione mirata alla denuncia di quanto succede in Terra di Campania, vorrei concentrarmi anche sulle azioni che stiamo conducendo per risolvere questo problema e per fare in modo che tali catastrofi, perché di questo si parla, non si ripetano mai più. Per questo vi devo citare il rapporto di iniziativa sull'economia circolare, che ha visto un nostro importante contributo e in cui abbiamo chiaramente affermato che un utilizzo più efficiente delle risorse ridurrebbe la dipendenza dalle risorse stesse e apporterebbe risparmi ambientali ed economici attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro verdi e locali. Si stima infatti che nel 2030 l'attuale sistema economico avrà bisogno dell'equivalente di due pianeti per continuare a produrre e assorbire rifiuti agli standard attuali e per evitare cambiamenti nella nostra biosfera è necessario usare un decimo delle risorse che vengono attualmente utilizzate. Insomma, è chiaro a tutti che è necessario cambiare il nostro sistema economico da un'economia lineare basata sulle fonti fossili, che sono poi le principali responsabili della creazione dei rifiuti, ad un'economia circolare in cui le risorse vengono ridotte, riciclate e riutilizzate. Per poter implementare però questo processo virtuoso, per prima cosa bisogna depotenziare il sistema basato sulle fonti fossili. E proprio per questo nel documento che abbiamo ottenuto che gli standard, che gli stati membri eliminino i sussidi diretti e indiretti ai carburanti fossili, così come di tutti quanti i sussidi dannosi per l'ambiente. Questi sussidi su scala globale ammontano a 5.300 miliardi di dollari, e cioè più dell'intera spesa sanitaria al mondo. Secondo pilastro fondamentale di questo rapporto di iniziativa è che si deve dare sempre più piena applicazione al principio di chi inquina paga e del concetto di responsabilità estesa al produttore. Secondo un recente studio di Zero Waste Europe, il 70% dei rifiuti municipali non sono rifiuti organici né rifiuti verdi, pertanto potrebbero essere coperti da un sistema di responsabilità estesa del produttore. Tuttavia, ad oggi, la media dei rifiuti coperta da tale sistema è solo del 32,5% dei rifiuti municipali. Un sistema di responsabilità estesa del produttore stimola la riparazione e il riuso dei prodotti, favorendo l'ecocompatibilità piuttosto che il riciclo come avviene oggi, perché il costo dello smaltimento del suo prodotto, una volta che questo diventa rifiuto, rimane a carico del produttore. Come dire, per far rispettare il principio di chi inquina paga, non aspetti che qualcuno inquini e poi devi correre dietro per farlo pagare, ma piuttosto lo fai pagare all'inizio, quando cioè l'oggetto o il dispositivo che ha creato diventa rifiuto. Per fare in modo che non diventi però un rifiuto e che quindi il produttore non paghi il costo del suo smaltimento, lo deve progettare meglio. In questo modo si promuove un'economia non più basata sull'acquisto dei prodotti, ma sull'acquisto dei servizi, in cui ad esempio invece di acquistare una lavatrice facciamo un contratto di prestazione di servizio con il produttore che poi è obbligato a riparare o a cambiare la lavatrice stessa se questa dovesse rompersi. Insomma, il produttore deve avere interesse a far durare i propri prodotti il più a lungo possibile
obsolescenza programmata, progettandoli in modo che si rompano dopo un periodo di tempo per costringere il consumatore a comprarne uno. Un giorno dopo la scadenza. In questo modo si garantirà che i prodotti siano facili da riutilizzare, da riparare, da riciclare e infine anche facili da smantellare per ottenere nuove risorse, oltre che per eliminare le sostanze pericolose che sono presenti oggigiorno in molti prodotti. Inoltre, così si stimolano nuovi posti di lavoro verde, specialmente nel settore del riuso. Infatti un terzo dei rifiuti municipali riciclati, inceneriti o messi in discarica, potrebbero invece essere riutilizzati e ciò vuol dire che meno inquinamento e più posti di lavoro verde. Secondo uno studio dell'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, ogni 10.000 tonnellate di materiale riutilizzabile si creano un posto di lavoro negli inceneritori, 6 posti di lavoro nel settore delle discariche, della messa in discariche, 36 posti di lavoro in centri di riciclo e fino a 296 posti di lavoro nel settore del riuso. Quindi i dati parlano chiaro oggettivamente. Se si considera che un terzo dei rifiuti municipali è potenzialmente riutilizzabile e che circa 80 posti di lavoro possono essere creati per 1000 tonnellate di materiale riusato, il potenziale di lavori verdi è davvero notevole. L'organizzazione non governativa European Environmental Bureau, ad esempio, stima che 300.000 posti di lavoro potrebbero essere creati in Europa con un target sul riuso, cosa che noi abbiamo chiesto nel documento, ma che gli altri gruppi purtroppo ci hanno negato. Uno strumento necessario per promuovere l'economia circolare è l'applicazione di un'IVA progressiva e allineata con la gerarchia dei rifiuti. Abbiamo proposto infatti di eliminare l'IVA per le aziende i cui scarti sono prodotti completamente riutilizzabili, di adottare un'IVA molto bassa per le aziende che producono rifiuti riciclabili e così via, fino a un'IVA a pieno valore per le aziende che producono rifiuto indifferenziato. Abbiamo anche proposto di vietare l'incenerimento di tutti i rifiuti con o senza recupero energetico, questo entro il 2030. Purtroppo su questo argomento siamo riusciti soltanto a ottenere un divieto all'incenerimento per i rifiuti non biodegradabili e non riciclabili entro il 2020 e il divieto di messa in discarica graduale di tutti questi rifiuti entro il 2030. Ma comunque, meglio di niente. D'altra parte invece siamo molto contenti perché abbiamo ottenuto l'eliminazione di ogni sovvenzione europea agli inceneritori e alle discariche. Noi crediamo che queste pratiche siano non sostenibili, sono sostenibili solo fino a quando non vengono sovvenzionate con i contributi statali e quindi solo vietando questi contributi si può andare davvero verso una società a rifiuti zero. In definitiva deve essere molto chiaro che tanto l'incenerimento quanto la messa in discariche non sono pratiche sostenibili per la gestione dei rifiuti e noi abbiamo fatto il massimo per ottenere questi risultati. Ora lo so, molti di voi, le informazioni che ho riportato a molti di voi sembreranno troppo distanti da ciò che occorre per risolvere il problema impellente che abbiamo nelle province di Napoli e Caserta. Ma credetemi, insieme alla sacrosanta pretesa di fare al meglio e al più presto le bonifiche per ripristinare un ambiente sano e vivibile per i cittadini di quei luoghi, la cosa più efficace che possiamo fare è togliere la materia prima alla criminalità e a chiunque interessa gestire questa crisi ambientale per motivi economici, e cioè eliminare il rifiuto. Ridurre sempre di più i rifiuti e rendere conveniente il loro riciclo e il loro riuso è l'unico modo per evitare che domani vi sia qualcosa da bruciare e per evitare che ancora una volta una terra possa tristemente chiamarsi terra dei funghi. Bene.